ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం నిత్యానిత్య వివేక విచారం నిత్యానిత్య వివేక విచారం జాప్య సమేత సమాధి విధానం కురు అవధానం మహావధానం కురు అవధానం మహావధానం ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారం నిత్యానిత్య వివేక విచారం దివ్యాత్మస్వరూపైన విద్యార్థులారా, ఆధ్యాత్మిక మార్గం అన్నది అగ్నితో చెల్లాటము, బెబ్బులతో యుద్ధం వంటిది. ఏ కించిత్ మనం ఏమారుపాటు జరిగినప్పటికీ పంచుకొని ఉన్నటువంటి యొక్క మాయా అనేటువంటిది సంసారం అనేటువంటి పొదలోకి లాగి మానవుని తబ్బిబ్బు పరచి తన మానవత్వాన్ని మరిపింపజేసేటువంటి యొక్క ప్రయత్నానికి కూడాను పూనుకుంటుంది. అట్టి స్థితి యందు మానవుడు ఆధ్యాత్మిక మార్గమును ప్రవేశించుటకు పూర్వము ఈ ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారముల యొక్క విశిష్టతను గుర్తించుట అత్యవసరము. Tutti i giorni voi respirate e ogni giorno indagate su come funziona il respiro. Voi dovete anche comprendere come si può sperimentare il samadhi. In questo modo potete controllare il vostro respiro, pranayama, ogni giorno. Dovete stare molto attenti per praticare questa sadhana. Studenti, per entrare nella sadhana spirituale dovete entrare nel fuoco e combattere con la tigre. Se siete distratti dalle cose esteriori sarete inquinati dalle illusioni. Quindi, per entrare nel sentiero spirituale dovete fare molta attenzione e imparare a controllare il vostro respiro. సాధనలు ఆంతరంగిక సాధన, బహిరంగ సాధన అని రెండు రకములు. మనము శ్రవణం, మననం, నితిధ్యాసలతో పాటు శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, చింతనం, అర్చనం, దాస్యం, స్నేహం, ఆత్మనివేదనం అనేటువంటి మార్గములు అన్నీ కూడాను కేవలము ఇది బహిరంగ సాధనలుగా నిరూపిస్తుంటున్నాయి. అయితే ఆంతరంగిక సాధన అన్నటువంటిది ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం ఇవి రెండు మాత్రమే ఆంతరంగిక సాధనలు. ఆల్ సాధనాస్ ఆర్ స్పిరిచువల్ ప్రాక్టీస్. Tutte le pratiche spirituali sono di due tipi. Il primo tipo riguarda la pratica esteriore, il secondo tipo si riferisce alla pratica interiore. L'ascolto di un discorso spirituale, il suo ascolto e la sua riflessione e la digestione di quel discorso, più lo stare in buona compagnia, eccetera, sono i diversi tipi di servire il corpo e queste sono pratiche esterne. Ci sono solo due tipi di pratiche interiori, uno è il pranayama e l'altro è il pratyahara. Shankara diede il seguente versetto nella serie Bhaja Govindam, riferendosi a queste due pratiche. Pranayama అన్నటువంటిది ప్రాణమును నిరోధించటమే ప్రాణాయామం యొక్క సాధన. Il pranayama è la sadhana o la pratica con la quale si trattiene il prana o il respiro. Il significato del pranayama può essere compreso quando si riconoscono che ci sono cinque diversi soffi vitali, ovvero il prana, la pana,
dhyana, udana e samana. The significance of pranayama is to recognize that there are five different vital airs. They are called prana, apana, vyana, udana and samana. It is to be able to control these five. Il processo con il quale vengono controllati questi soffi vitali si chiama pranayama ed ha una visione interiore molto vasta. In questo pranayama ci sono tre tipi diversi che sono indicati con i nomi di espirazione, inspirazione e kumbhaka, che significa trattenere il respiro. L'espirazione e l'inspirazione sono metodi che si possono ottenere controllando i vari soffi vitali che si portano dentro. Essere in grado di trattenerli nel processo viene descritto come kumbhaka. ప్రాకృత దృశ్యములపై ప్రసరించటం చేత ఈ మనస్సు మాలిన్యము చెంది కేవలం విషయ సంబంధమైనటువంటి యొక్క వాంఛలయందు తన యొక్క రాగమును అభివృద్ధి పరచుకోవటం చేత వాడు బంధితుడవుతున్నాడు. అట్టి కారణం వల్ల ఈ మానసిక కిరణములను ఆత్మవైపున మరల్ప చేసేటువంటి యొక్క ప్రయత్నమే ప్రత్యాహారం యొక్క అర్థము. La seconda pratica si chiama pratyahara e consiste nel controllare la mente attraverso gli organi. Gli organi e la mente desiderano sempre guardare e preoccuparsi degli oggetti esterni. La mente sviluppa desideri sensuali guardando gli oggetti esterni. Come risultato di questi desideri, la mente diventa impura. Il processo del pratyahara consiste nel volgere la mente verso l'interno e lontano dagli oggetti esterni. Pranayama matrame cheyachu kontamandi leka pratyaharamunu matrame anusarinchachu kontamandi vari yokka nityakrutyam lopala kalamunu gadupunnaru idi chala porapatu. ప్రాణాయామము లేని ప్రత్యాహారము, ప్రత్యాహారము లేని ప్రాణాయామము చేయడానికి వీలు కాదు. కనుక ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారము రెండు కూడాను ఒక జంటల వంటిది. ఇవి రెండు బింబ ప్రతిబింబము వంటివి. ఒకటి లేక రెండవ చేయించినప్పుడు దాని ఫలసిద్ధి ఏమాత్రం కూడాను మనకు దక్కదు. టుడే సెవెరల్ సాధకాస్ అల్ జోర్నో డోజ్జి డివర్సి రిచర్కటోరి స్పిరిచువాలి Sadaka, non sapendo cosa fare, si avvicinano a guru ignoranti per ottenere una guida da loro. Essi praticano solo pranayama o solo pratyahara e questo non è corretto. Pranayama e pratyahara devono essere praticati insieme. In realtà essi sono riflessi l'uno dell'altro. Non si ottiene alcun beneficio se si pratica solo il pranayama o solo il pratyahara. ఈ మనసు ప్రాణములు రెండింటి యందు కూడాను దేహమనేటువంటిది యొక్క చైతన్య స్వరూపంగా నిలిచి ఉంటుండాలి. కనుకనే ఈ దేహ చైతన్యమును మనం స్తంభింపచేసేటువంటి నిమిత్తమై మనస్సును లోదృష్టిగాను ఈ యొక్క ప్రాణమును నిరోధించేటువంటి యొక్క ప్రాణాయామంగాను రెండును ఆచరించినప్పుడే ఈ యొక్క సిద్ధి మనం సమాధి సిద్ధి అనేటువంటిది మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. ఇట్స్ ఓన్లీ వెన్ యు కంట్రోల్ యువర్ మైండ్ ఎంట్రాంబి దేవోనో ఎస్సరే ఫాట్టి ఇన్సీమే e ognuno dipende dall'altro. È solo quando si controlla la mente che si può controllare il prana o i soffi vitali. È solo quando si controllano i soffi vitali che si può controllare la mente.
Non è possibile farne uno senza fare l'altro. Facendo entrambe queste cose contemporaneamente, si può dirigere la mente verso l'interno e controllare il proprio prana. È così che si può controllare il corpo che ha vita in esso e si può sperimentare uno stato di, della mente che si chiama Samadhi. సత్యం శివం సుందరం అనేటువంటి యొక్క సార్థకమైనటువంటి యొక్క నామములు కూడాను ఉన్నవి. When you make this inquiry, nella seconda riga del versetto vediamo che ad una indagine diretta si scopre ciò che è permanente e ciò che non è permanente ed è essenziale. Quando si indaga su questo, si arriva a concludere che l'atma è permanente e vera, mentre il corpo umano non lo è, poiché non è né permanente ed è falso. Se si va oltre e si indaga sulla natura dell'atma, si scopre che è l'essere a cui fanno riferimento nomi sacri come Satyam, verità, Sivam, buon auspicio, e Sundaram, bellezza. Non è possibile avere prosperità senza aderire alla verità. La prosperità va con la verità. Allo stesso modo, non è possibile avere beatitudine e felicità senza prosperità. The ability to use the shining light of truth to see and understand the nature around us, that itself is the happiness and pleasure that is contained in Sundaram. Kanuka satyam shivam sundaram militamainatvanti yokka swaroopame atma. Therefore, what is the mixture or the conglomeration? La felicità va con la prosperità. La verità è come una luce brillante. È con l'aiuto di questa luce splendente che siamo in grado di vedere la natura che ci circonda. L'abilità, la capacità di usare la luce splendente della verità per vedere e capire la natura che ci circonda rappresenta la felicità. E la felicità è trasmessa dalla parola Sundaram. Pertanto, l'insieme, l'associazione di Satyam, Shivam e Sundaram è l'Atma. Combinando insieme Satyam, Shivam e Sundaram si ha l'Atma. మనము ఈ యొక్క దేహములో ఉన్నటువంటి సర్వ శక్తులు కూడాను ఒక విధమైనటువంటి రీతి లోపల నిరోధింపబడతాయి. Now what is contained? Dopo che si è stati in grado di comprendere gli aspetti speciali di queste tre cose, non c'è nient'altro da fare per scoprirlo. Come proprio come quando una volta che la cottura del cibo è terminato, non si ha più bisogno della legna da ardere né della focolare. ఈ సమాధి కూడాను కేవలము తెలియనటువంటి మూర్ఖత్వంలో కాని లేక ఏ విధమైనటువంటి తెలివితేటలు లేనటువంటి యొక్క అంధకారంలో కాని ఉండకూడదు. జాప్య సమేత సమాధి విధానం అన్నారు, అనగా జపముతో సహితమైనటువంటి సమాధిగా ఉండాలట.
Ciò che è contenuto nella terza riga del verso si riferisce allo stato del samadhi. Questa riga spiega come si arriva allo stato del samadhi. Questo stato viene raggiunto utilizzando sia il pranayama che il pratyahara. నిరంతరము కూడాను భగవత్ నామమును ఉచ్చరించుతూ అనగా నాలుకతో కాకపోయినప్పటికీ మనసుతోనైనా ఉచ్చరించుతూ ఉండటం చేత దానికి జపము అనేటువంటిది కూడా ఉంటుండాలి. జప అనగా అది కూడాను భజగానే మారిపోతుంది. జప భజ ఈ రెండింటి యొక్క భేదములు ఏమాత్రం కూడాను మనం పాటించకూడదు. కనుక నీవు మానసికంగా అంతర్ముఖం చేసుకున్నప్పుడు ఆ అంతర్ముఖమైనటువంటి మనసు నిరంతరము భజించుతూ ఉండటమే ఈ జప సహితమైనటువంటి యొక్క సమాధి. Sarete in grado quindi di rinunciare a tutti i vostri desideri e volgere la vostra mente verso l'atma. Quando farete questo, scoprirete che l'intero corpo prende una svolta differente, una direzione differente. I diversi tipi di energie saranno tutte sotto il vostro controllo. Questo stato della samadhi non dovrebbe essere scioccamente inteso come uno stato vuoto o oscuro della mente. Lo stato mentale che accompagna il japa è stato descritto come lo stato del samadhi. Qui la parola japa non significa tenere una collana di perle in mano e facendole girare semplicemente con le proprie dita. Qui japa significa ripetizione continua del nome del Signore. Questa ripetizione può o non può essere fatta a gran voce. Dovrebbe essere fatta, eseguita nella vostra mente. Questa ripetizione del nome del Signore che fate nella vostra mente si chiama japa. Se pronunciate la parola japa nel modo sbagliato, diventa bhaja. Sia che si tratti di japa, questo è la pronuncia, questo è la pronunciare il nome del Signore nella vostra mente, o bhaja, cioè pronunciare esternamente il nome del Signore ad alta voce. Questi due metodi sono entrambi chiamati japa. ఆ దానిని సమాధి అని చెప్పడానికి మాత్రం సాధ్యం కాదు. అలాంటి యొక్క స్థితులంతా కూడాను మన భారతీయులు సక్రమమైనటువంటి మార్గంలో గుర్తించుకొనలేక ఇట్టి వాటిని సమాధి అనేటువంటి యొక్క రూపంతో లోకానికి అందించడానికి పూనుకోవటం చేతనే ఈ పవిత్రమైనటువంటి యొక్క సమాధి స్థితులు కానీ ప్రాణాయామ ప్రత్యాహారముల యొక్క పరిస్థితులు కానీ జప తపముల యొక్క విశిష్టతలు కానీ సరి అయినటువంటి దీంట్లో గౌరవానికి సరి అయిన గురి కావటం లేదు. కనుక మనము ఈనాడు సత్యమైనటువంటి మార్గమును, నిత్యమైనటువంటి స్థితిని, పవిత్రమైనటువంటి భావమును మనం అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం సల్పాలి. Giovani studenti, il samadhi viene interpretato in molti modi. Se uno cade svenuto o se pronuncia il nome del Signore in una condizione semicosciente o se si comporta in modo confuso e incoerente, sembra che si possa pensare che questo sia uno stato del samadhi. Essere lo stato inconscio o essere in uno stato inconscio o essere in uno stato subconscio o essere in uno stato superconscio non è il samadhi.
dovete capire proprio quando si è nella condizione naturale e si può godere della beatitudine del Samadhi. Quindi questo è l'unico vero stato del Samadhi. Qualsiasi altro stato che non sia descritto in questo modo è indicato da altri nomi come l'isteria, l'eccesso, la debolezza, l'essere brilli, eccetera. Questi non devono essere equiparati allo stato del Samadhi. Purtroppo gli indiani oggi non sono in grado di riconoscere e distinguere il vero stato di Samadhi dalle altre malattie, cioè dagli altri stati che possono essere considerati malattie. Pertanto non sono in grado di trasmettere agli altri il significato sacro del Samadhi. Parole come il pranayama, pratyahara, japa, tapa devono essere interpretate correttamente. In quel contesto uno dovrebbe capire cosa significa questo sacro Samadhi. Le parole che si riferiscono a varie cose hanno il loro significato differente. Infatti, il significato associato alla parola deriva dalla parola stessa. Quindi, Samadhi deve avere il suo vero significato. Sama significa uguale e Di significa Buddhi o mente, intelletto. Quando avete sviluppato l'equità, l'equanimità, sarete in un vero stato di Samadhi. చల్లదనము వేడిదనములు కానీ ఈ ద్వందములకు అతీతమైనటువంటి స్థాయిలో ఉండటం చేత దానికి సమాధి అని పేరు వచ్చింది. È abbastanza possibile per voi sviluppare questo stato anche nella vostra vita ordinaria, purché comprendiate il significato di pranayama e pratyahara. Quando la mente è volta verso l'interno, guarda solo all'atma e non guarda fuori all'esterno. Pertanto, quando la vostra mente è rivolta verso l'interno, non noterete differenza fra piacere e dolore, dolore e felicità, calore e freddo. In effetti, la mente non prenderà nota di queste differenze. E quindi sarete in grado di realizzare l'unità di tutto questo. Sarete in grado di realizzare l'unità del tutto, di ogni cosa. మనము అలంకార నిమిత్తమై ఆడవారు కన్నులకు కాటుక పెట్టుకుంటుంటారు. కానీ అలంకారంగా మనకు కాటుక కనిపిస్తుంటది, కానీ గుడ్డును మాత్రం ఆ యొక్క కాటుక అంటుకోదు. మనము అనేక రకములైనటువంటి జిడ్డు పదార్థములు మనము నాలుకతో భుజిస్తున్నాము, కానీ ఎన్ని జిడ్డు పదార్థములు చేతితో తీసుకుని నాలుక యందు ఉంచుకున్నప్పటికీ చేతికైనా జిడ్డు తగులుతుంది, కానీ నాలుకకు జిడ్డు ఉండదు. కనుకనే ఇట్టి రూపము లోపల కొలను లోపల ఉన్నటువంటి యొక్క తామర పుష్పము ఆ నీరు లేకపోతే ఒక్క క్షణమైనా జీవించడానికి సాధ్యం కానప్పటికీ ఆ నీరును మాత్రం తాను చేర్చుకొనక ఉంటుంటుంది. ఈ కమలం వంటిది, కన్నులు వంటిది, ఈ యొక్క నాలుక వంటిది, ఈ యొక్క సమాధి స్థితి. When an individual is in a state of samadhi, quando un individuo si trova in uno stato di samadhi, egli non ha nulla a che fare con il mondo che si sta muovendo intorno a lui e a tutto ciò che si muove nel mondo. Anche se l'individuo sembra far parte della società, egli non sarà influenzato dalla società.
La mente di una tale persona è sempre assorta all'Atma Drishti, quindi alla visione divina, nella divisione divina. Per illustrare una situazione simile si possono fare diversi esempi. Un verme che vive nel fango non viene colpito dal fango. Le donne che dipingono le loro ciglia nere non avranno la vernice nera, non avranno delle palline di vernice nera sugli occhi. Gli occhi sono completamente liberi, anche se le ciglia hanno la vernice nera sopra di esse. Si mangiano tante cose unte. Questa untuosità può rimanere sulla mano, ma non rimane mai sulla lingua. La lingua non viene toccata dall'unghia. Prendiamo il caso di un loto. Il loto vive in acqua e dipende, la sua esistenza dipende dall'acqua. Ma l'acqua non influisce sul loto. Quindi, come il loto e come la lingua, come il verme nel fango, come i bulbi oculari delle donne, la persona che entra nel samadhi non viene toccata dal mondo esterno. Affinché possiate comprendere questo stato del samadhi, l'ultima riga del verso dice che dovete sviluppare la concentrazione, maha avadanam. Non dovete avere fretta, non dovete perdere la pazienza, non dovete avere una mente che vacilla. ఈ శంకర్ల వారు ఈ భజగోవింద శ్లోకమునకు నాలుగో పదంగా ఉచ్చరించాడు. డు నాట్ బి ఇన్ హేస్ట్, డు నాట్ లూజ్ యువర్ పేషెన్స్. Se volete raggiungere lo stato del samadhi, ricordatevi che dovete avere una mente incrollabile e dovete essere capaci di concentrarvi. Se piantate ora un alberello, come pensate di ottenere subito la frutta? La pianta deve prima diventare un albero e poi fare i frutti. Prendete il caso delle piantine che vengono piantate, non potete ottenere subito il raccolto dopo aver piantato il seme. Ci vuole il tempo necessario. Al giorno d'oggi tutti i sadaka, i ricercatori, vogliono avere la frutta subito, il più presto possibile. Piantano il seme e non danno il tempo affinché il seme possa crescere. Shankara, con la quarta riga del versetto, voleva dirci che noi non dobbiamo avere fretta e che dobbiamo rimanere tranquilli e calmi. Se riempiremo il cuore in questo modo, raggiungeremo lo stato del samadhi. తత్వాన్ని గుర్తించుకునేటువంటి ఆశ కలిగినటువంటి వ్యక్తులకు కూడాను కొన్ని కొన్ని రకములైనటువంటి సందేహములు కూడాను కలుగుతుంటాయి. బ్రహ్మము, ప్రకృతి, ఈ రెండింటి యందు ఏకత్వం చూడటం సాధ్యం కాదు కదా. బ్రహ్మమునకు ప్రకృతి భిన్నముగా ఉండినటువంటి సమయంలో బ్రహ్మ, ప్రకృతి రెండు కూడాను ఏకమయ్యేటువంటి యొక్క మార్గము ఏ రీతిగా ఉన్నది కావటానికి వీలు కాదే అనేటువంటి ఆపోహలతో కూడాను వారిలో వారు కుమ్ములుతుంటారు. There are many people who call themselves Vedantins
Molti ricercatori della verità e molte persone che stanno studiando questo aspetto del Brahman spesso hanno dei dubbi. Essi chiedono come Brahman e il mondo creato, che sono due cose separate, possono essere considerate una sola cosa. Questa è la domanda che spesso fanno. Dubitano dell'identità del Brahman con la natura. C'è un piccolo esempio per questo. È vero che apparentemente Brahman e il mondo sembrano essere separati. Prendete il caso di un seme. Quando mettete il seme nella terra, ne esce una pianta. Questa pianta cresce diventando un grande albero e l'albero poi distribuisce fiori, foglie, rami, frutta, eccetera. Voi vedete tutte queste cose come manifestazioni differenti che provengono da un seme, ma è solo l'aspetto illusorio della natura che vi fa credere che siano diversi. Ma se guardate questi rami, questi fiori, foglie, frutta e seme da un angolo spirituale, vedrete che tutte queste cose sono manifestazioni diverse dello stesso seme. ఆధ్యాత్మిక దృష్టి ఎందు దీనిని చక్కగా విచారణ తెలిపినప్పుడు ఏ విత్తనము మట్టిలో పెడితేమో ఆ మట్టియే మొక్కగా మట్టియే కొమ్మలుగా మట్టియే ఆకులుగా మట్టియే పుష్పములుగా మట్టియే ఫలములుగా ఉన్నది. ఫలములు ఆకులు కొమ్మలు రెమ్మలు పుష్పములు అన్నీ కూడాను మట్టిమయమే కానీ ఈ మట్టిని మాత్రం విడిచి వేరు రూపాన్ని ఇవి పొందలేదు. ఇట్స్ ఓన్లీ ది ఇల్యూజరీ అపియరెన్స్. Essi sono tutti cresciuti, sorti, perché la mente immagina che siano così. Allo stesso modo, Prakriti o natura che nasce dal Brahman e che vedete intorno a voi, deve essere solo una manifestazione del Brahman e nient'altro. Se si considera la natura diversa da Brahman, è solo un'illusione. Per essere in grado di riconoscere questo, bisogna avere la chiarezza della mente e la capacità di percepire la verità. ఈ గోచరించేటువంటి ప్రకృతి బ్రహ్మ స్వరూపమే అనేటువంటి సత్యాన్ని వేదాంతము బలపరుస్తుంది. What has been born out of mud as a... Per avere un'idea di questa chiarezza mentale, bisogna considerare ciò che è successo quando Dronacharya ha chiamato i Pandava uno per uno e chiesto loro di sparare a un uccello che era legato come un oggetto. Come un oggetto. Grahana Siddhi Lachyamu. I rendu atyavasaramu. In order to be able to realize and recognize. Quando ognuno dei Pandava stava per prendere la mira per colpire l'uccello, Dronacharya fece delle domande e Bhima fu il primo a chiedere ciò che stava vedendo. Aveva detto di aver visto l'uccello, la corda che era stata usata per legare l'uccello e aveva visto il cielo dietro l'uccello. In questo modo tutti i Pandava furono chiamati e tutti, tranne Arjuna, risposero che erano in grado di vedere molte cose. Arjuna, tuttavia, rispose che non vedeva nulla tranne l'uccello. Questa era la concentrazione con cui si avvicinò al suo oggetto. Dronacharyulu konni prashnalu adigetundi varu. Bhima, ippudu neeku emi kanipistundo adi telusa ani prashninchadu. Aa Bhimudu maha balavantudu kada, tanaku ekku telivi tetalu undinattuga taanu pradarshinchataku nimittamai guruji vruksham kanipistunnadi, pachchi kanipistunnadi, pachchiki kattina traadu kanipistunnadi, dani venukula aakasham kuda kanipistunnadi ani virravigadu.
Se avete desiderio di imparare qualcosa in particolare, dovete sviluppare un'intensa concentrazione verso solo quella cosa. Purtroppo oggi, quando qualcuno vuole imparare qualcosa, spesso si concentra su qualcos'altro. Questo è il motivo per cui non si è in grado di raggiungere la meta e imparare ciò che si vuole imparare. అదే విధముగానే ఈ నలుగురు అన్నదమ్ములను కూడాను పిలిపించాడు. ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కూడాను భీముని కంటే ఇంకా అధికమైనటువంటి యొక్క పదార్థములే గుర్తించుకుంటూ వచ్చారు. అర్జునుడు మాత్రం వచ్చాడు. అర్జునుడు ఈ ప్రశ్న వేసినప్పుడు అర్జునుడు చెప్పాడు, గురూజీ ఒక్క పచ్చి తప్ప నాకు ఏమీ కూడాను కనిపించటం లేదన్నాడు. Per quanto riguarda il secondo aspetto, cioè la capacità di percepire delle buone qualità, c'è l'esempio fatto nel Mahabharata. Krishna chiamò Duryodhana con l'intenzione di metterlo alla prova. Questo accadde non dopo la guerra, ma prima della guerra. Krishna gli disse che voleva fare qualcosa di importante e che era alla ricerca di un uomo buono con dei buoni attributi, e chiese a Duryodhana di cercare un uomo simile. దానికి కూడాను మహాభారతంలో చిన్నని ఒక ఆదర్శం. ఫర్ ది సెకండ్ ఆస్పెక్ట్ గుణగ్రహణ, దట్ ఈస్ ది ఎబిలిటీ టు అబ్సార్బ్ గుడ్ క్వాలిటీ, దర్ ఇస్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మహాభారత. Duryodhana cercò in tutto il mondo per diversi giorni e poi disse che una persona con simili attributi veramente buoni non c'era, e che se ci fosse stato qualcuno con buone qualità, il migliore era lui stesso, Duryodhana, poiché era riuscito ad avvicinarsi a questo ideale. In order to test Krishna, called Duryodhana. This took place not after the war of Mahabharata, but before the war of Mahabharata, because after the war there was no longer Duryodhana. Quindi poi Krishna mandò via Duryodhana e chiese a Dharmaraja di venire. Chiese a Dharmaraja di cercare un uomo molto cattivo con qualità, con queste qualità. Brutte qualità che nessun altro peggio di lui poteva avere. Dharmaraja cercò in tutto il mondo e tornò indietro e disse a Krishna che non riusciva a trovare nessuno con queste cattive qualità, e se ci fosse stato qualcuno con queste cattive qualità era proprio lui stesso, cioè Dharmaraja. Duryodhana went round the world, spent several days, searched the whole world, and came back to Krishna and told him, I have not been able to find anyone in this world with good qualities. Egli disse che egli si adattava al meglio riguardo alla descrizione che Krishna aveva dato. Approach to the good person, as you say, is myself. I am here for your service. Inka sari nayana nithore nina pani cheyinchukuntanu cheppi okka chota pampinchadu. Tadupari dharmadundi pilipinchadu.
ధర్మజ, జగత్తులో ఎక్కడైనా వెతికి గుణహీనుడైనటువంటి వాడు, మహాచండాలుడైనటువంటి వాడు, అనగా హీనుడు హీనుడు హీనుడు, అంతకంటే ఇంక చెడ్డవాడు ఎవరు లోకంలో లేకుండా ఉండేటువంటి వాడిని ఎవరైనా వెతికి తెస్తావా అని ఆజ్ఞ ఇచ్చాడు. కృష్ణ సెంట్ దుర్యోధన టు సమ్ ప్లేస్ అండ్ హి సెడ్ యు వెయిట్ ఐ విల్ యూజ్ యూ. దెన్ హి సెంట్ ఫర్ ధర్మజ అండ్ హి టోల్డ్ ధర్మజ టు గో అరౌండ్ ది వరల్డ్ అండ్ సెర్చ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ సమ్వన్ హూ ఈస్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ మ్యాన్ హూస్ క్వాలిటీస్ ఆర్ సచ్ దట్ దేర్ కెన్ బి నో వన్ ఎల్స్ హూ ఈస్ వర్స్ దెన్ హిమ్ ఇన్ ది మ్యాటర్ ఆఫ్ క్వాలిటీస్. హీ ఆస్క్డ్ ధర్మజ టు గో అరౌండ్ అండ్ బ్రింగ్ ది వర్స్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్స్ ఫ్రమ్ ది పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ క్వాలిటీ. Il mondo non è responsabile per il fatto che Duryodhana era l'uomo migliore e Dharmaraja era l'uomo peggiore. Le qualità in loro e il modo in cui guardano se stessi e gli altri è il vero responsabile. Questo è il motivo per cui diamo tanta importanza alla capacità di percepire il bene e distinguerlo dal male. Nessuno può davvero determinare cosa è buono e cosa è cattivo. L'unica alternativa è che uno abbia fede in Dio e possa migliorare le proprie qualità. దుర్యోధనునికి మంచివారు లేదని చెప్పడానికి, ధర్మజునికి చెడ్డవారు లేరని చెప్పడానికి ఈ లోకం ఆధారం కాదు. వారి ఇరువురి యందు ఉన్నటువంటి యొక్క గుణదోషములే దీనికి ఆధారములు. కనుక ఈ గుణగ్రహమును పురస్కరించుకుని మంచి చెడ్డలు అక్కడ బయలుదేరుతున్నాయి కానీ మంచిని వెతకడానికి కానీ చెడ్డను నిర్ణయించడానికి కానీ ఎవరికి సాధ్యము కాదు. ఆ విధంగా వెతికి నిర్ణయం చేసేటువంటి అధికారం కూడా ఎవరికి లేదు. కనుకనే మన మన గుణములను మనం పరిశుద్ధమైనటువంటి భావంలో అభివృద్ధి పరచుకుని మన యొక్క తత్వాన్ని ఈ దివ్యత్వం లోపల లీనమున నింపచేసుకునే నిమిత్తమై మన యొక్క విశ్వాసమును మనం బలపరచుకొని ఆధ్యాత్మిక మార్గమునందు ప్రవేశించి మన గుణములలో ఉన్నటువంటి దోషములను పరిహారం చేసుకోవాలని నేను ఆశిస్తూ నా ప్రసంగాన్ని ఈనాడు ఇంతటితో నేను ముగిస్తున్నాను. దట్ దుర్యోధన కుడ్ నాట్ ఫైండ్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ ది వరల్డ్ ఓవర్. That Dharmaja could not find a bad man all the world over is not something which is the fault of the world. These have arisen from their own attributes. Duryodhana's qualities and Dharmaja's qualities are responsible for the result that has come about in each case. That's the reason why we give so much importance to the ability to understand good and bad. But no one can really determine what is good and what is bad. No one has the authority or the position by which he can say this is good or that is bad. That's the reason why one should develop divine faith. One should develop faith in God and improve his own qualities and follow the spiritual path. I bless you and I hope that you will be able to follow the divine path and I hope that you will be able to improve your own qualities. Chite chora Yeshoda ke bala Navanite chora Gopala Chitte chora Yesoda ke ba Navanite chore Gopal Chitte chora Yesoda ke ba Navanite chore Gopal Chitte Gopal, 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 Gop
Yashoda ke baal, Navaneet chora gopal, Chit chora.